Erano anni particolarmente complicati, c'era ancora un po' di tensione. C'erano due temi forti che interessavano un po' la cultura della pace e dei diritti umani. Il rapporto est-ovest, non era ancora caduto il muro di Berlino, e poi il rapporto nord-sud, cioè tutto il problema del sottosviluppo della solidarietà internazionale. E con, in questa atmosfera, eh, devo dire che per iniziativa e eh, su stimolazione anche del professor Papisca eh, del Centro dei Diritti Umani, che era nato da qualche anno a, presso l'Università di Padova, la Regione del Vento per prima ha approvato una legge, la legge 18 del 1988, che era proprio legge per la promozione della cultura di pace. Erano passati due anni, quasi un anno e mezzo dall'approvazione dall e la complessità di questa legge, cioè era una legge diversa rispetto alla tradizionale attività delle regioni che era concentrata prevalentemente su attività di tipo amministrativo, eh, contabile, finanziario, eh, trovava difficoltà ad essere applicata, cioè ad avere le gambe per essere applicata. E nella fine dell'89 l'allora vicepresidente della giunta regionale, l'architetto Umberto Carraro, che era assessore ai diritti civili e quindi che aveva eh, diciamo, le competenze anche di applicazione di questa e di un'altra legge sui, sui diritti umani, che era la legge sulle pari opportunità, eh, mi chiamò e mi chiese se ero disponibile a prendere in mano eh, questa, questa legge che doveva essere costruita completamente. Cioè, si trattava di mettere in piedi nuovi modi di lavorare, nuovi modi di operare, ma soprattutto un comitato permanente in cui eh, si inserivano diversi elementi, dalla formazione universitaria a un mondo del terzo settore, al mondo delle organizzazioni non governative eh, che operavano già nei settori. Della, della solidarietà internazionale, della solidarietà umana, dei diritti civili. Allora il Dipartimento si chiamava Dipartimento per i diritti civili, eh, non c'era ancora la consapevolezza eh, piena del valore ben più ampio dei diritti umani. Ebbene, eh, per applicare quella legge eh, l'invito fu quello di eh, incontrare un po' quello che era stato l'animatore, l'ispiratore della legge, e cioè il professor Papisca. Un incontro veramente interessantissimo. Ci incontrammo io e un mio collega con il professor Papisca e il professor Marco Mascia in una saletta, in una stanzetta che non era più di tre metri per tre, ma era talmente immersa da libri. Eh, riviste, documenti che lo spazio per le quattro sedie eh, per noi era praticamente ridotto al minimo. Ebbene, eh, l'ho ricordato, in quella stanza non si è aperto il cielo, non era il cielo in una stanza, il mondo in una stanza, cioè l'entusiasmo, lo spirito di Papisca era veramente incredibile. E sapeva stimolare idee nuove, ehm, concetti nuovi, volontà di, di affrontare esperienze che anche per, per noi, per l'amministrazione la, la, regionale, era nuova. Fu allora eh, costituito il comitato permanente per eh, l'applicazione della legge e si iniziò a... Costruire un percorso che poi esiste ancora, la legge è stata modificata, è stata arricchita nel 92 da una nuova legge sulla solidarietà internazionale, che, che ha dato corpo operativo alla cooperazione internazionale a livello regionale. Poi nel, 50, nel 99 eh, queste leggi sono state accorpate in un un'unica legge che è, è stata eh, rinnovata nel. Eh, proprio um, qualche anno fa, nel 2018. Però lo spirito e la volontà di continuare in questa esperienza c'è ancora oggi. La legge regionale del Veneto era la prima. Eh, Uno dei principi di, del professor Papisca era conoscere noi. Agire noi, ma per far conoscere e per far agire. E quindi la nostra azione è di promozione è con il col Comitato per la Marcia perugia assisi e con altri organismi, diciamo, c'è stata subito un'azione di promozione e di diffusione della conoscenza. È nato una, il Centro dei Diritti Umani è diventato l'archivio per i diritti umani in un tempo in cui non c'era ancora Internet e quindi anche la conoscenza di tutta quella complessa eh, diciamo, legislazione internazionale sui diritti umani non era diffusa, ebbene il, è nato il bollettino eh, praticamente gestito, realizzato eh, dal, dal, dal centro dei diritti umani, perché così, al, allora si chiamava centro per la, era un, era un altro nome, ma il, quel centro eh, ha prodotto per alcuni anni un bollettino che ha diffuso a livello, eh, diciamo, Ehm, italiano quindi tra le altre regioni e tra le scuole nelle scuole del veneto il, i principi della legge con tutti i contenuti le informazioni sulle norme internazionali sulle attività che si svolgevano mi ricordo che si promuoveva anche la marcia della pace le, le attività diciamo della regione poi legate all'esperienza della legge sono state diverse. C'è stato ad esempio la Cari Carovana per la Pace che proprio pochi giorni prima che scoppiasse veramente le, in parte violenta del conflitto nell'ex Jugoslavia, eh, da, da Padova siamo andati a Belgrado, a, a Zagabria a Belgrado e Sarajevo. Eh, quindi per eh, indicare l'importanza della pace in paesi che. Era in, in grande fibrillazione. Io credo che la, la componente umana, cioè la centralità della figura umana, in tutta la sua pienezza, c'era cioè un passaggio sulla dignitas, umana dignitas, no? fondamentale, è, è centrale nella costruzione della, di qualsiasi società. E quindi, una, la società civile, la, la stessa città, l'amministrazione locale non può ignorarla. Non puoi ignorare la, questa dimensione umana e quindi tutti quei valori che attorno alla cultura di pace, alla cultura dei diritti umani eh, ci sono e che sono costitutivi dello stesso eh, tessuto della convivenza umana.